Giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza, nell'interesse del Comune, in armonia agli interessi della Repubblica e della Regione. Per atto formale devo chiedere se ci sono consiglieri che eccepiscono cause di incompatibilità o ineleggibilità per il consigliere Tumminello. Nessuno? Consigliere Tumminello, prego, ha la parola. Grazie signor Presidente. È mio dovere farle pervenire la nota con cui comunico la mia appartenenza al gruppo consigliare del Partito Democratico. Se mi concede la parola per pochi istanti, sento il dovere e il piacere di rivolgermi a questa Assemblea con due parole di ringraziamento che sento particolarmente doverose, Presidente. Signor Presidente, colleghi consiglieri, signor Sindaco, signori dell'amministrazione, cittadini, solo oggi, a circa due mesi di distanza, sono in grado di partecipare a una seduta del Consiglio Comunale e di prestare così giuramento al mandato di consigliere. Un grande e impegnativo onore di rappresentanza che la fiducia dei cittadini di Cefalù mi ha voluto assegnare e che mi propongo di ottemperare con rinnovato impegno, dedizione e costanza. Le ragioni del mio ritardo sono purtroppo note a voi tutti e alla città. Quanto mi è successo ricade purtroppo nell'ambito delle circostanze e delle fatalità negative che spesso investono ciascuno di noi. Non possiamo evitarle. Dobbiamo avere la forza di lottare per superarle. Tutto ciò diventa decisamente più facile quando, come nel mio caso, si è avuto la possibilità di essere assistiti con cure tempestive e altamente professionali e si ha la grazia di avere accanto una famiglia e degli amici eccezionali e tante altre persone che ogni giorno ti sostengono e ti accompagnano con il loro straordinario affetto. Uno straordinario affetto che lei, Presidente Franco, il giorno della sua proclamazione a questo alto e prestigioso ruolo e per la quale ho il solo, mi creda, grande rimpianto di non aver potuto dare il mio contributo con il voto, non ha mancato di manifestarmi pubblicamente a nome suo e di tutto il Consiglio. Straordinario affetto che mi è giunto da ognuno di voi, colleghi consiglieri, di maggioranza e di opposizione. Straordinario affetto che mi ha donato lei, signor Sindaco, in virtù della stima e dell'amicizia che ci lega. Straordinario affetto che ognuno di voi, assessori, mi avete così premurosamente riservato. Ma accanto al vostro mi è giunto l'affetto di tantissimi cittadini che in questi mesi hanno trepidato per le mie condizioni di salute e mi hanno dimostrato la loro gioia per la mia costante ripresa. A tutti quanti, dunque, voglio esprimere con profonda emozione e con viva sincerità la mia immensa gratitudine. Grazie per essermi stati accanto con il vostro spirito, grazie per le attenzioni e gli attestati continui di stima che mi avete riservato. Grazie
per avermi donato anche le emozioni di questa sera. Semplicemente grazie. Consigliere Garbo. Presidente, mi permetta, i miei colleghi consiglieri non me ne vorranno, se a nome del gruppo del Partito Democratico, ma a nome di tutti i colleghi consiglieri, di tutti gli amici e di tutta la città, do il benvenuto al consigliere, all'amico Daniele Tumminello. Dico di tutta la città perché Daniele è riuscito a fare una cosa bellissima, purtroppo nella disgrazia. Ha unito questa città, io ne sono testimonianza. Proprio il giorno del fatto, tanti consiglieri che sono qui presenti questa sera, tanti cittadini, tante persone di ogni opinione, di ogni schieramento erano lì a trepidare affinché Daniele vincesse come ha vinto la sua battaglia più grande. Daniele. E ci ha dato anche un'altra lezione. Permettimi se svelo un piccolo particolare. Quando ho avuto la grande gioia di sentirlo a 4 giorni dall'incidente, dopo avermi chiesto come stessi, lui si è scusato per non poter essere d'aiuto. Ecco Daniele, questa forza che tu ci hai dato, questa voglia di lavorare e lo spirito con cui noi tutti dobbiamo affrontare il compito che i cittadini ci hanno consegnato, e penso che tutti insieme faremo bene il nostro lavoro per la città. Grazie a te Daniele. Grazie, grazie consigliere Garbo. Naturalmente tutti quanti ci uniamo all'augurio e al compiacimento per la presenza del consigliere Tumminello questa sera. Mai giuramento è stato così atteso e così emozionante, lo posso dire anche dopo tanti anni di frequenza, diciamo non in quest'aula ma nel mondo della politica. Devo dire che la politica in questo caso è diventata la città, la società civile, e tutti quanti abbiamo trepidato per lei consigliere, e siamo veramente orgogliosi di averla questa sera qui, perché sappiamo quanto lei è rispettoso al di là delle appartenenze non solo delle istituzioni ma anche delle persone umane che compongono questo consesso. Prego consigliere. Sì, sì, c'era il consigliere Liberto, forse voleva. C'è il sindaco che voleva fare le comunicazioni, consigliere ne ha Liberto. Le comunicazioni vengono, grazie. Vengono prima, consigliere Liberto. Il grazie. Mio comunque voleva essere solo, dico, lo posso anche sintetizzare semplicemente nell'essere, penso, a nome di tutti, felice della tua presenza. Oggi qui ci sarebbero forse molte cose da dire, ma penso che ognuno di noi ti conosca molto bene, sa quali sono le tue qualità e questo tuo continuo altruismo come quello che Garbo poco fa metteva in evidenza. Io vorrei chiudere, diciamo, questo augurio per il futuro insieme a noi semplicemente con una parola: ci sei mancato. Grazie Daniele. Grazie consigliere Liberto. Consigliere Scialabba, penso che sia per lo stesso motivo, quindi. È lo stesso motivo, anche perché nella stessa situazione in cui si è trovato il consigliere Garbo e Tumminello, in un periodo pure come quello ci sono trovato pure io, non nelle veste di un infortunato ma quasi, e essere qui stasera il consigliere Tumminello per me non è tanto il fatto del giuramento quanto che è venuto a giurare, perché potevano essere, ci potevano essere altre svolte in quell'occasione, come si è svolto quell'incidente dell'amico Tumminello. Stasera è qui e noi gli auguriamo una presto guarigione e di poter dare quel contributo che ti sei prefisso nell'elezione comunale. Grazie consigliere Scialabba. Prego signor sindaco, le comunicazioni. Grazie. No, ma siccome l'argomento era diverso, ci sono altri consiglieri che devono intervenire sul... No. C'è qualcun altro? Allora, io anche io mi unisco all'augurio di tutti e da sindaco sono contento che Daniele Tumminello questa sera
ha giurato, è qui con noi, inizia un percorso che porta tutti e 20 consiglieri accanto all'amministrazione comunale per il lavoro, ognuno nel proprio ruolo, ma nel completamento di quello che è il consesso, perché erano soltanto 19 i consiglieri che erano presenti fino a questo momento. Dunque, auguri, buon lavoro, professore Daniele Tumminello. E passo subito al motivo per cui ho chiesto di intervenire. Colleghi consiglieri, intervengo e ho chiesto di parlare perché ci sono delle comunicazioni urgenti e molto importanti su una pronuncia che è arrivata ieri pomeriggio via PEC, per posta diciamo certificata, dalla Corte dei Conti subito dopo l'adunanza dell'11 luglio. E voglio fare un brevissimo riepilogo. La mia proclamazione è stata il 10 maggio. Qualche giorno dopo ho ricevuto alcuni degli ispettori che venivano qui al Comune per chiedere loro a quale titolo venivano ancora qui a ispezionare il nostro ente rispetto al fatto che era scaduto il termine. Successivamente mi sono recato a Palermo per parlare col capo degli ispettori, dottoressa Margherita Rizza, per chiedere alla stessa la relazione sull'ispezione che è stata disposta a febbraio dall'assessorato e che, come dice lo stesso decreto di nomina, è presupposto, l'accertamento è presupposto per la riapprovazione del rendiconto 2008-2009, per l'approvazione del rendiconto 2010 e per tutte le fasi successive. La dottoressa Margherita Rizza nel mese di maggio mi ha assicurato che da lì a una settimana arrivava l'esito dell'ispezione. Qualche settimana dopo ho fatto una nota di sollecito. Non arrivando niente ho chiesto appuntamento all'onorevole assessore e all'appuntamento era presente anche, oltre al capo di gabinetto, lo stesso capo dell'ispettore, dottoressa Margherita Rizza, la quale mi ha mostrato una parte dell'ispezione dicendo all'assessore che mancavano soltanto le conclusioni e da lì a qualche giorno perveniva l'ispezione, la relazione al Comune di Cefalù. Ho chiesto di essere avvisato perché andava direttamente al sindaco a prendersi questa ispezione, non è arrivato niente. Nel frattempo c'è stata l'adunanza alla Corte dei Conti, io presso la Corte dei Conti ho denunciato questa vicenda e qualche giorno fa ho fatto, e precisamente il 17 luglio, ho scritto una lettera che vi leggo all'assessore regionale enti locali, autonomie locali, al dirigente del Dipartimento, alla Corte dei Conti di Palermo. Intervento ispettivo mancata definizione. Con DIA numero 8 del 20 febbraio 2012 è stato disposto un accertamento ispettivo presso lo scrivente ente al fine di procedere alle verifiche conseguenti a regolarità reiteratamente segnalate dalla Corte dei Conti, specificando che le risultanze dovranno costituire il presupposto per la riapprovazione del rendiconto 2008-2009, per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio finanziario 2010, nonché per l'approvazione del bilancio di previsione. La durata dell'incarico, congiuntamente affidato a 3 funzionari del Dipartimento Autonomie Locali, è stata inizialmente fissata in 30 giorni, decorrenti alla data di notifica del provvedimento, e successivamente prorogata mediante il DA del numero 16 del 3 aprile 2012 attraverso l'assegnazione a richiesta di funzionari incaricati di un ulteriore termine di giorni 30 decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento per la definizione dello stesso. Alla data odierna, sebbene siano trascorsi oltre 2 mesi dalla scadenza del termine come sopra prorogato e malgrado i reiterati solleciti sia verbali che per iscritto, le risultanze dell'accertamento ispettivo che avrebbero dovuto costituire il presupposto per la definizione dell'iter riguardante atti di fondamentale importanza per la gestione dell'ente non sono ancora note, rappresentando ciò con un insormontabile ostacolo e derivandone un grave pregiudizio per la gestione dei compiti istituzionali in un comune privo financo del bilancio di previsione 2011, non varato nonostante la procedura di commissariamento disposta nel settembre dello scorso anno ex articolo 109 bis dell'ordinamento degli enti locali. Si fa pertanto affidamento in un immediato intervento risolutore signori e loro, così da consentire a questo ente di porre in essere numerosi atti di competenza, posto che al 31 agosto prossimo venturo va a scadere il termine
L'approvazione del bilancio di previsione 2012 senza che sia ancora reso possibile definire gli importanti atti relativi agli anni pregressi. Questa nota è partita via fax il 17 luglio. Il 18 luglio, l'indomani, io ho ricevuto una telefonata al mio cellulare, dal cellulare dell'ottoressa Rizza, che mi diceva: Sindaco, fra un'ora le mando via PEC la relazione e gli allegati. La ringrazio, dottoressa, l'aspetto. Attendo ancora e penso che mi auguro di trovarla domani nella PEC, però ancora non c'è nulla. Invece, come dicevo ieri e abbiamo assicurato oggi, la dottoressa Pernice ha assicurato oggi di averla ricevuta, che il sindaco ha ricevuto questa pronuncia e domani sarà trasmessa al Presidente del Consiglio Comunale e all'organo di revisione. Ieri tarda nel pomeriggio ho ricevuto una pronuncia, la pronuncia che è lunghissima, che non sto qui a leggervi per intero, poi avrete copia, e che è una pronuncia molto circostanziata che, oltre a riprendere quello che è stato il deferimento i motivi per l'adunanza dell'11 luglio, io vi leggo i motivi dell'adunanza perché è giusto leggerli: la presenza in bilancio di un elevato ammontare di residui attivi di parte corrente, la mancata adozione delle misure correttive a seguito della deliberazione di questa sezione, l'inattendibilità dei risultati di amministrazione degli esercizi 2008 e 2009, inficiati la nomina e consistente presenza di residui attivi insussistenti, la mancata approvazione ad oggi del rendiconto dell'esercizio finanziario 2010, la mancata approvazione del bilancio di previsione 2011, il mancato rispetto ai limiti articolo 163 del TUEL che disciplina l'esercizio della gestione provvisoria, il superamento degli stanziamenti numerosi capitoli di spesa nel 2011, la presenza di debiti fuori bilancio per oltre 10 milioni di euro, buona parte dei quali maturati a diversi anni, senza che l'ente sia stato nelle condizioni di finanziarli, la presenza di numerosi pignoramenti e azioni esecutive, il mancato rispetto all'articolo 191,5 del TUEL, il reiterato utilizzo per oltre 5 anni di anticipazione di cassa, che alla data del 31 dicembre 2011 ammontava a euro 4.128, la presenza di un consistente ammontare di debiti contratti prevalentemente con la Cassa Depositi e Prestiti, la necessità di verificare rispetto ai vincoli del patto di stabilità anno 2008, 2009 e 2010, la sussistenza delle condizioni di ente strutturalmente deficitario e la mancata e regolare erogazione dei servizi a fronte della cittadinanza. Questi sono stati i motivi per cui è stato chiesto che il sindaco partecipasse a una adunanza dell'11 luglio e, a seguito di questa adunanza, la pronuncia si distingue, ha toccato questi punti che io li enuncio: irregolare gestione dei residui attivi, mancata adozione di misure correttive, inattendibilità dei risultati dell'amministrazione, mancata approvazione del rendiconto, eccetera, eccetera. Vi leggo la parte finale della pronuncia, che è quella più importante rispetto al fatto che va letta per intero, ma è molto lunga. Dalle considerazioni sopra riportate emerge in maniera inequivocabile che la situazione finanziaria del Comune di Cefalù presenta evidenti squilibri strutturali di bilancio suscettibili di provocare il dissesto dell'ente e che impongono di attivare la procedura prevista dall'articolo 6,2 del 149/2011. Si richiede pertanto che l'ente adotti, entro il termine fissato da questa sezione regionale, tutte le misure correttive necessarie a porre rimedio alle criticità segnalate, dandone immediata comunicazione alla stessa ai fini della verifica della loro attuazione e della conseguente sussistenza o meno dei presupposti per attivare ulteriore fase della procedura. Si richiede in particolare che l'ente provveda ad una precisa analitica di cognizione dei residui attivi secondo quanto stabilito dall'articolo 228 del TUEL, con conseguente eliminazione dal conto di bilancio di tutte posizioni creditorie che risultano inesistenti, di dubbia esigibilità o di difficile riscossione. Alla rideterminazione del risultato di amministrazione con contestuale riapprovazione dei rendiconti degli esercizi 2008 e 2009 sulla base delle predette rettifiche contabili. All'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio 2010 sulla base dell'avanzo di amministrazione così determinato, evidenziandone anche gli effetti ai fini del rispetto del patto di stabilità interno dei principali vincoli di finanza pubblica, alla ricognizione
e all'esatta quantificazione degli impegni di spesa contabilmente assunti in attesa di liquidazione, nonché dei debiti fuori bilancio in attesa di riconoscimento. Si richiede quindi che l'ente, preso atto della situazione finanziaria risultante dagli accertamenti e le rettifiche contabili effettuati, adotti, ove ritenuto possibile, le misure indispensabili per ristabilire gli equilibri di bilancio, anche in applicazione delle disposizioni dell'articolo 193 e 194 del TUEL, assicurando in particolare la copertura delle spese correnti e il tempestivo pagamento degli impegni assunti, il ripiano dei debiti fuori bilancio e il rientro in anticipazione di tesoreria. Si deve peraltro rimarcare che l'applicazione della procedura prevista dal citato decreto 149/2011 non preclude all'ente, ove ritenga di non poter efficacemente adottare misure correttive tali superare la criticità in atto, di procedere autonomamente ed immediatamente alla dichiarazione di dissesto finanziario, ai sensi dell'articolo 246 del TUEL, evitando il prodursi di ulteriori danni alle finanze comunali che potrebbero esporre i soggetti coinvolti a responsabilità erariale. Per questi motivi la Corte dei Conti ordina che a cura del servizio di supporto alla sezione di controllo copia la presente liberazione sia comunicata al Presidente del Consiglio Comunale ai fini dell'adozione delle misure necessarie correttive come previsto dall'articolo 168, che copia della presente liberazione sia inoltrata e trasmessa alla Procura regionale della Corte dei Conti e all'Assessorato regionale autonomia locale della funzione pubblica. Assegna al Comune il termine di 60 giorni da ricevimento della presente liberazione per adottare le misure correttive richieste ed ogni atto alle stesse conseguenziali, che dovranno essere comunicate a questa sezione entro il termine medesimo e fino alla verifica della loro attuazione, ai sensi dell'articolo 6,2 del decreto 149 del 2011. Il decreto, colleghi, signori consiglieri, sarà dura, eh? Signori consiglieri, il decreto di cui si fa cenno, 149/2011, dà facoltà a partire da quest'anno alla Corte dei Conti, sezione controllo, di pronunciarsi sul dissesto finanziario di un ente, cioè secondo le verifiche nel passato la Corte dei Conti poteva emettere delle pronunce e poteva chiedere l'adozione di misure correttive, poi per segnalare gli inadempimenti, come ha fatto nel passato per la precedente amministrazione, gli inadempimenti alla Procura regionale della Corte dei Conti, in quanto alcuni danni sono stati già consumati nel nostro ente rispetto agli interessi che sono stati pagati per anticipazione e per debiti fuori bilancio. Da quest'anno il 149/2011 stabilisce che la Corte dei Conti, sezione controllo, può, sulla base degli elementi che raccoglie, e ne ha raccolti diversi, e sulla base dell'inadempienza da parte di un ente quando un ente non può fare fronte, dare un termine al Consiglio Comunale per la dichiarazione del dissesto. Dice anche la Corte dei Conti che il Comune autonomamente, senza che ci sia il bisogno della diffida, quando si rende conto che non ci sono altri rimedi, può dichiarare autonomamente il dissesto. I rimedi che richiama la Corte dei Conti sono quelli del 193 e 194, cioè quella dell'utilizzazione del piano di rateizzazione che il Comune può fare, un piano credibile di rateizzazione, quella della vendita dei beni, un piano di alienazione che il Consiglio Comunale, questo Consiglio Comunale, dovrà adottare da qui a qualche settimana, e evidentemente il rientro da parte dei debiti fuori bilancio, cosa che la mia amministrazione sta cominciando a fare. Per non farla lunga, vi voglio leggere una direttiva che ho dato agli uffici e vi voglio dire che il Comune fino ad oggi ha resistito a 9 pignoramenti, ha chiuso 6 di questi facendo accettare alla controparte una consistente riduzione di interessi e dell'ammontare richiesto. L'ultimo è stato fatto con la Vigor Costruzioni, che ci aveva chiesto un pignoramento di 73.000 euro oltre interessi fino al soddisfo, e si parla di oltre 76-77.000 euro, e abbiamo chiuso con una rateizzazione in 2 mesi con 62.000 euro rispetto a una sorte capitale di 5 anni fa di 55.000 euro.
La direttiva che io ho dato agli uffici è questa: intendimento di questa amministrazione comunale destinare al finanziamento del capitolo 1115, avente per oggetto debiti fuori bilancio, la quota del 50% dei proventi derivanti dalle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico di materia edilizia, in applicazione all'articolo 2,8 della legge 244/07, così come modificato, eccetera, eccetera. E al fine di non esporre l'ente al rischio di un aggravio di spese per maggiori oneri a titolo di interessi, rivalutazione monetaria e spese giudiziali connesse alle procedure esecutive, nell'ipotesi in cui la deliberazione consiliare e il materiale pagamento non intervengono entro 120 giorni a notifica della sentenza, i responsabili di settore competente per materia provvederanno ad emanare con immediatezza le determinazioni di liquidazione e solo successivamente, alla luce del parere della Corte dei Conti numero 2 del 23 febbraio 2005, inoltreranno le proposte deliberazione e riconoscimento del debito da parte del Consiglio Comunale, quale presa atto finalizzata al mantenimento degli equilibri di bilancio. Nei limiti dell'accertata disponibilità di risorse, questa amministrazione indicherà le priorità con disposizione di servizio indirizzate ai settori di volta in volta competenti per materia. Come mi sto muovendo? Allora, è evidente che stiamo trattando esclusivamente i debiti fuori bilancio di cui alla lettera A, dove ci sono atti di pignoramento. Presi questi atti di pignoramento, noi altri chiediamo alla controparte, al legale di controparte, di dimostrarci una riduzione rispetto a quanto ci ha pignorato. Lì dove c'è una convenienza dell'ente, che è una convenienza evidente perché si avvicina alla sorte capitale, vi faccio un esempio, abbiamo avuto un pignoramento di 18.000 euro e c'è stato ridotto alla sorte capitale di 12.000 euro, come un altro pignoramento di 4.500 c'è stato ridotto alla sorte capitale di 3.200 euro, e evidentemente noi paghiamo immediatamente, la controparte ci ritira il pignoramento e andiamo avanti. È evidente che in tutto questo non è stato possibile farlo con Sorgenti Presidiana, dove il pignoramento è di 1.100.000 euro, e per altri debiti grossi. Ho da subito fatto, e vado alla conclusione, ho fatto partire i bandi una settimana dopo che sono stato, diciamo, proclamato. I bandi rispetto al piano di azione che c'è esistente, per cui il piano di azione approvato dal Consiglio Comunale dell'anno scorso, per cui il bando per quanto riguarda il terreno di Colombo, di Gibilmanna con la casa, dell'ex ufficio di collocamento, del Consiglio di quartiere e di tutti gli altri beni che erano previsti. Alcuni di questi bandi sono andati deserti. Stiamo procedendo a chiamare anche i soggetti titolari di case comunali, che sono le cosiddette case genericamente chiamate di edilizia economica e popolare, per sapere se ci sono le condizioni, se ci sono le possibilità di poter vendere, come previsto in questo piano, pure queste abitazioni. Concludo dicendo che il Consiglio sarà interessato in questi giorni, in queste prossime settimane, prima di tutto all'approvazione del piano di azione dei beni, successivamente, non appena arriva l'ispezione da parte degli enti locali, che è il presupposto fondamentale per riaccertamento dei residui, perché gli ispettori hanno controllato i residui, evidentemente noi procederemo immediatamente alla ricostituzione, diciamo, alla delibera per la riapprovazione del rendiconto 2008-2009 e successivamente al 2010. Verrà chiesto, e concludo veramente, al Consiglio Comunale di andare in fretta. È evidente che metteremo in atto tutte le altre misure correttive affinché questo Comune non vada in dissesto finanziario, ed è per questo motivo che abbiamo ridotto al minimo tutte le spese possibili e immaginabili, e c'è un'azione condotta dal Sindaco in persona sulla riduzione delle spese, a partire dal fatto che ho tolto circa 40 linee telefoniche, che ho tolto circa 10 linee ADSL e che stiamo procedendo insieme all'assessore nonché vice sindaco Curcio a una riduzione delle ulteriori spese che riguardano noleggio di fotocopiatrici e tutto il resto. Sarà ben poca cosa, ma contribuiremo in tutti gli uffici a ridurre la spesa. Non abbiamo dato nessun contributo, se non fino a questo momento non daremo nessun contributo per la festa del Santissimo Salvatore. L'unico contributo che abbiamo dato fino a questo momento, di cui ci siamo assunti, mi sono assunto la responsabilità, e questo sarà oggetto di mia comunicazione alla Corte, sono 900 euro per la contribuzione di una banda che in parte si è pagata il Comitato dei Festeggiamenti di Sant'Ambrogio, di 900 euro per la festa di Sant'Ambrogio. La festa del Santissimo Salvatore sarà fatta
con le economie massime, con il contributo di tutti, compresi degli assessori e del sindaco in persona e di tutti i consiglieri comunali, me lo auguro, e di tutti quei cittadini a cui in questi giorni, personalmente io l'ho fatto oggi pomeriggio, ma il comitato che è stato designato sta chiedendo un contributo. È evidente che il momento è difficile, anche perché si inquadra in un momento difficile del governo nazionale, del governo regionale, dell'ospedale San Raffaele, dell'operapia Genghi Collotto, di cui sentiremo più tardi il Presidente. È un momento molto particolare che vive il nostro Comune, che non deve andare in dissesto finanziario. Noi faremo di tutto, il Sindaco di Cefalù farà di tutto affinché il Comune non vada in dissesto finanziario, perché il danno e l'immagine, come ho detto anche alla Corte dei Conti a Palermo, che proviene da un comune che va in dissesto, cioè in fallimento, è un danno che viene prodotto a una cittadina turistica che per poi riprendere chiaramente, riprendersi da questo danno, ci vorranno anni e anni di sacrificio. Grazie. Grazie signor Sindaco per le comunicazioni. Mi pare che ci fossero dei consiglieri che volevano intervenire per raccomandazioni. Posso, Presidente? Per raccomandazioni, non sulle comunicazioni del Sindaco. Allora, era per un richiamo al regolamento solamente. La comunicazione, a quanto diciamo interessante, perché giustamente sì, denotiamo l'aggravio che ancora in questi anni persiste, sì, sul comune di Cefalù. Però penso che bastava fare la comunicazione, visto che avevamo un punto all'ordine del giorno. Nella prossima seduta avremo un punto su cui potremo dilungarci. Potevamo sì, certo, ampliare il discorso anche con gli interventi. Lo mettiamo, è all'ordine del giorno del prossimo Consiglio Comunale, senz'altro, quindi potremo sicuramente... Dico, non è un rimprovero, ma è solamente diciamo un attenersi alle regole. Va bene la comunicazione, però diciamo... Quello oltre, anche perché ricordo al Sindaco che non è più seduto consigliere qua, comune, e quindi spero che la va prossima bene volta si limiti alla comunicazione e non a cose che poi vanno trattate diciamo successivamente nel punto che noi tratteremo in Consiglio Comunale la prossima volta. Grazie. Sì, preannuncio che faremo conferenza dei capigruppo, esaurendo questa sera l'ordine del giorno, faremo conferenza dei capigruppo, già io vi chiederei di farla lunedì, se possibile, quindi per velocizzare e poter anche trattare dei punti all'ordine del giorno che sono stati chiesti e altri che sono anche importanti in un Consiglio Comunale a breve. C'erano consiglieri comunali che dovevano fare delle raccomandazioni? Prego, consigliere Sciarab. Signor Presidente, signore consigliere, ho appreso dalla stampa, non è in merito a quanto ha detto, le comunicazioni che ci ha dato il Sindaco, però ho appreso dalla stampa locale alcuni punti che è doveroso parlarne in sede istituzionale. E precisamente non so che intenzione ora ha l'amministrazione, nonché il Sindaco che ha sposato in prima persona questa situazione del punto nascite, perché si è letto che già la sentenza della Corte dei Conti ha bocciato, il ricorso e quindi si rimette di nuovo tutto in discussione con la soppressione, che è un fatto realmente, e vedere come poter risolvere. Un altro fatto molto importante, che forse è all'oscuro, ma credo che lui con la sua intelligenza e tecnica che ha avuto sempre di scoprire le cose anche di nascosto, ieri c'è stata una visita all'ospedale di Cefalù dove l'ISMET sta prendendo visione del locale. Non sappiamo se lo prende tutto, se ne prende la metà, e soprattutto i lavoratori e dell'ASPE che fine faranno e del San Raffaele. Questo è un punto che ci preme saperlo e vedere come dobbiamo risolverlo, perché il nuovo padrone dice: voi ve ne andate a casa dopo tanti lavoratori che ci sono. Io sono sulla via della pensione, però ci sono tanti altri che hanno fatto spese a Cefalù per andare avanti e progredire questo ospedale. Un altro punto, come desidero pure sapere, va bene,
come combinata, si legge pure nella stampa questa commissione della toponomastica eccetera, da chi è formata, se ci sono membri interni o no. Allora questo è importante anche per saperne parlare. Guarda, dipende dalla giunta, dipende dal sindaco nominare, oppure se deve far parte qualche altro consigliere dell'opposizione, anche per essere a conoscenza, anche perché, come faceva rilevare un nostro concittadino, è giusto dare i meriti a persone che hanno la cittadinanza onoraria, ma soprattutto ai nostri cittadini che si sono prodigati, hanno lavorato per Cefalù e far conoscere Cefalù in tutto il mondo. Un altro punto che mi preme sottolineare è come intende, visto che noi abbiamo votato ad unanimità, e credo che il sindaco se lo ricorda, non c'è bisogno di riunire di nuovo tutti i commercianti di via Vazzana, abbiamo deliberato questo, di prendere subito provvedimenti dopo la sperimentazione dell'amministrazione passata, che era una sperimentazione, poi diventò un fatto definitivo, e quindi deve avere questa risposta. Un altro punto importante, visto che ormai sulla zona del Monte, e qua il vice sindaco ne può dare atto perché frequenta moltissimo quella zona e soprattutto la circonvallazione, ormai è più movimentata di prima, e soprattutto all'incrocio con C18 diventa ancora sempre quotidianamente pericolosa per coloro che vengono dall'ospedale o che scendono da via, perché non guardano e tirano dritto, specialmente se c'è l'auto che sulla destra c'è una pensellina per fare scendere le persone alla mattina alle 8:30 eccetera, dove non si riesce completamente a visualizzare la corsia opposta per poter attraversare. Quindi se c'è un semaforo o una qualche cosa, è un provvedimento molto importante l'incrocio di via Pisciotto dell'ospedale, perché quotidianamente assistiamo o frenate, bruce o macchinario in una situazione molto, specialmente in questo periodo. E altre cose poi potrei aggiungere, però lasciamo il tempo che vuole e passiamo agli altri punti. Grazie signor Presidente, me lo consente, io potrei rispondere brevissimamente a queste cose, fermo restando che alcune le dirò che sto facendo. Signor Sindaco, se possiamo magari far fare qualche altra raccomandazione, sì, ai consiglieri. Prego. Consigliere Barranco. Certo, il Sindaco poteva rispondere anche a questo, così il Consiglio Comunale era solo per il Sindaco questa sera. Io vorrei dire una cosa, Presidente, mi rivolgo a lei. La seguo. Ho presentato io una richiesta di punto all'ordine del giorno. Questo punto all'ordine del giorno diceva l'inserimento all'ordine del giorno del prossimo Consiglio del seguente punto: audizione del Sindaco in merito alla situazione economica finanziaria dell'ente, crediti esigibili e passività accertate. Ma non era il caso che il Sindaco queste notizie ce l'avrebbe dato la prossima settimana, lunedì, martedì, mercoledì, quando ella riteneva opportuno di convocare il Consiglio, anziché fare tutto questo excursus che poi alla fine del discorso? Io non ho capito se ci dobbiamo, come amministrazione comunale, rallegrare o meno, cioè nel senso. Io sono a conoscenza, dopo parecchio tempo che vengo dentro il Comune, di tanti creditori per decine, centinaia di migliaia di euro, milioni di euro che devono dare alla nostra città. Visto che ha anticipato di una settimana il Sindaco, perché nel prossimo Consiglio Comunale avevamo tutti la facoltà di poter parlare, discutere. Ma questi crediti ha intenzione il Sindaco? E lui sì, mi può rispondere anche questa sera, signor Sindaco, se lo vuole, di farli pagare subito, con urgenza? Perché di quello che io so, 2.400.000 euro li dobbiamo incassare solo di tarso. 2.400.000 euro. Poi questi sono grossi debiti. Poi non so di altro io quello che succede all'interno della macchina del Comune,
Una cosa sola posso dire per il sindaco. Vedo che lui sta facendo lo stesso lavoro certosino che ho fatto io. Cioè chiama il responsabile degli uffici, li fa andare nella sua stanza, vuole sapere chi, come e quando. Sono d'accordo che il sindaco faccia questo lavoro, perché è una cosa importante soprattutto per la città. E poi le ricordo una cosa, magari nel prossimo punto all'ordine del giorno ci allargheremo. Non è giusto che in questa città chi è che deve pagare le tasse sono sempre i più deboli, perché i più deboli pagano, e se non pagano il pignoramento ci arriva al più debole, a grande non ci arriva. Quindi, signor sindaco, visto che dopo metteremo questo punto all'ordine del giorno, la prego, venga con documenti. Benissimo. Consigliere Rosa. Sindaco, Presidente, Assessori, colleghi consiglieri. Una breve battuta per riallacciarmi al discorso del consigliere Barranco, sarebbe appunto arrivato anche il momento di capire concretamente cosa fare con questi crediti che dobbiamo riscuotere, perché evidentemente anche la sua azione politica passata, diciamo, era incentrata anche su questo, quindi confido nella sua intelligenza politica. Oggi però vorrei raccomandarle anche di interessarsi di un curioso e complesso argomento che ho affrontato durante la mia analisi di alcune carte. Mi riferisco alla tassa di soggiorno, entrata in vigore l'1 luglio 2012. Una tassa che ad oggi risulta, da quello che si legge, da quello che sappiamo, è molto contrastata dalle categorie del settore e per diversi motivi, una tassa che queste categorie, oltre a considerarla dannosa all'indotto turistico visto il forte periodo di crisi e il netto calo di presenze rispetto agli altri anni, la ritengo anche illegittima. Perché ritengono che il regolamento comunale è stato approvato in carenza di un essenziale presupposto, quale quello del mancato recepimento da parte della Regione Siciliana del decreto legislativo numero 23/2011, in forza del quale, per le ragioni a statuto speciale, la disciplina generale all'attuazione dell'imposta di soggiorno deve essere dettata d'intesa con la conferenza città-stato, stato-città che ancora non ha espresso nulla in merito. Ora, alla luce di queste incertezze, di queste ombre, le suggerirei, per fini meramente preventivi, la momentanea sospensione di questa tassa di soggiorno e, a mezzo della Commissione Turismo, approfondire l'argomento e verificare che la sua imposizione non comporti un altro danno alla finanza locale, dovendo successivamente all'incasso della tassa rimborsarla a chi presa illegittimamente, evidentemente. Sarebbe una scelta saggia, vista le nostre esperienze del passato. In una situazione grave e difficile come la nostra, è meglio accertarsi e con più accuratezza prima di incappare nell'ennesimo pantano giudiziario. E visto quindi il periodo in cui siamo, sia luglio inoltrato, vista la necessità di affrontare il prima possibile, secondo me, la questione in Consiglio, anche perché così magari vediamo, ci confrontiamo, vediamo un po', unendo tutto il materiale, se davvero non siamo legittimati a prenderlo o meno questa tassa, proporrei di inserirla come punto all'ordine del giorno per il prossimo Consiglio Comunale. Ok, cioè il documento, che lo posso anche leggere se volete. Alla cortese attenzione, oggetto richiesta inserimento argomento sulla tassa di soggiorno e relativa sospensione come punto all'ordine del giorno per il Consiglio Comunale successivo al 20 luglio 2012.
Preso atto dello stato della legge finanziaria regionale di recepimento del decreto legislativo numero 23/2011, attualmente impugnato dal commissario di Stato, preso atto della non avvenuta riunione della conferenza Stato-Città, la quale ancora non ha espresso parere, al fine di evitare di incappare nell'ennesimo pantano giudiziario, rischiando nell'ipotesi peggiore il rimborso della tassa percepita arrecando l'ennesimo danno finanziario all'ente, si propone l'inserimento della sopradetta tassa di soggiorno come punto all'ordine del giorno per il prossimo Consiglio Comunale, nell'attesa che si delinei una situazione giuridica più chiara e sicura per il nostro municipio. Si propone inoltre di attivare la Commissione Turismo al fine di reperire elementi e dati certi che possano contribuire a fare assumere al Comune una posizione chiara e legittima in merito a questa vicenda. Grazie. Lo consegna qui in segreteria? Sì, sì. Grazie. Ci sono altri interventi? Presidente, se non ci sono altri colleghi io avrei un'interrogazione da... Consigliere Iu. C'è il consigliere Liberto? Te dovevi d'accordo. Per questione di anzianità anagrafica, possiamo parlare. Sì, non... anche di altri tipi di anzianità. Non mettiamo il dito sulla piega. Prego, consigliere Liberto. Sì, grazie, Presidente. Consigliere Iu, cortesemente il microfono. Volevo partire semplicemente nell'esporre un fatto che voglio che sia evidente. Questo penso che sia un'opposizione che non vuole essere quella del no o del non fare niente, bensì vuole, come dire, sottoporre anch'essa quelle che sono anche le piccole cose, i piccoli problemi della città, affinché questa amministrazione si prodighi nel risolverle quanto prima. Io volevo fare una raccomandazione e arrivarci in modo molto simpatico anche, perché in questi giorni mia moglie mi ha regalato una macchina fotografica. Io sinceramente questo mezzo l'ho sempre, come dire, sottovalutato, pensato come un attrezzo che serve quando uno fra gli amici si fotografa in momenti particolari, di feste, eccetera. Però successivamente ho deciso di andarla a provare e ho fatto un giro per Cefalù e mi sono accorto che effettivamente questo mezzo è un mezzo importante, anche perché quello che verbalmente non si può raccontare, forse spesse volte, invece la foto ti permette di, come dire, metterti in evidenza magari determinati particolari. E siccome ho fatto una passeggiata sul lungomare e ho fatto alcune foto che ho qua, se le vuole vedere io le faccio vedere, e mi sono accorto che praticamente sul lungomare manca tutta la segnaletica che indica e i parcheggi per gli handicappati e quelli per i motorini, eccetera. Qualche tabella forse è stata tolta. Sì, è vero che si evidenziano in quelli che sono o dovrebbero essere i posti per gli handicappati le strisce gialle. Però sinceramente, non essendoci una tabella di riferimento, uno non capisce se è posto per handicappato oppure se è un posto per scarico merci. Ma poi la segnaletica verticale è obbligatoria. Scarico merci, dico, rispetto alle strisce gialle, magari uno non capisce se è scarico merci oppure è un posto handicappato. Come quella, per esempio, dove dovrebbero parcheggiare i motori, non essendoci tabella, le macchine vanno a parcheggiare. Al contrario invece ho notato un'altra cosa, che in fondo a Lungomare esiste una tabella che dice di non parcheggiare, diciamo, sull'intero spazio. Eppure ho voluto documentare per un paio di giorni, perché ci sono andato anche il giorno successivo, il fatto che praticamente, nonostante c'è la tabella di divieto di sosta su tutta quell'area, è pieno di macchine. Quindi io mi chiedo, signor Sindaco, a parte il discorso di ripristinare le tabelle sul lungomare in modo che... Perché se io in un'ora, diciamo, di camminata, perché per fare il lungomare
Dico, mi sono reso conto che in fondo a lungomare e in altri posti ci sono macchine parcheggiate in modo irregolare, essendo che noi soffriamo anche di un servizio che è quello del carrattrezzi. Io mi chiedo come mai, se io me ne sono accorto, nessuno riesce ad accorgersi perché di questo problema, perché non è che è stato un giorno solo, è stato un po' di giorni che mi sono recato negli stessi luoghi. Allora ho pensato, forse probabilmente hanno parcheggiato là, gli altri spazi erano tutti pieni, non ce ne frega pure, ci fanno nulla. O forse magari erano parcheggiati all'interno del parcheggio comunale, anche se in dotazione alla ditta Farinella. Ho detto, ora faccio fotografie anche al parcheggio. Ho chiesto permesso, perché anche se è del comune, però in dotazione. Ho visto che è tutto vuoto. Quindi se il parcheggio è vuoto in fondo a lungomare, è pieno dove non si può stare, io, i soldi di entrata di questo comune come li dobbiamo fare? Perché io lo vorrei proprio capire. Questa è una. Poi una seconda cosa è quella che mi permetto di ringraziare il sindaco per aver deciso finalmente, anche nonostante le mie varie sollecitazioni, nonché le ultime anche diciamo attraverso i siti telematici e il giornale Sicilia, prendere finalmente l'iniziativa di incontrare i commercianti della via Valdana. Anche se non ne capisco fondamentalmente il motivo, perché non vorrei che questo incontro si determinasse come una specie di scusante per dire vabbè, non ci sono più le esigenze, i presupposti di prima, manteniamo lo status attuale. Però le ricordo che nonostante questo persistono, a parte commercianti, anche quelle famose criticità, la pericolosità dell'incrocio, della via Cannizzaro, dei parcheggi e di tanto altro che c'è in quella zona. E quindi credo che anche questa non potrebbe essere una scusante per non togliere il doppio senso sulla via Valdana. Quindi rispetto a che questo, intanto la ringrazio, nonostante dico ho dovuto sollecitare parecchio questa cosa, ma le porgo anche diciamo un invito, che è quello che nel momento in cui incontrerà i commercianti mi dia anche la possibilità di essere presente e di invitarmi a questo incontro, in modo che anche io possa assistere diciamo a ciò che viene così detto, e se vuole anche allargare agli altri consiglieri. Grazie Presidente. Mi pare, consigliere Messina, lei doveva intervenire? No? No. Consigliere Iuppa? Presidente, come dicevo, era un'interrogazione con richiesta di risposta scritta, perché l'argomento è, a mio modesto avviso, talmente delicato da non poter essere esaurito in una risposta certamente breve, per ragioni, voglio dire, di economia, di lavori da parte del sindaco, che riguarda la mancata realizzazione della rete fognaria in contrada Torre Tonda e a Capo Playa. Mi faccio portavoce con questa interrogazione del comitato pro rete fognaria, che si è formato già a tempo addietro, intorno al 2008-2009, se non ricordo male, forse anche prima. Ne do una illustrazione brevissima, perché ripeto, ne depositerò il documento, per cui il sindaco avrà modo di leggerlo e poi rispondere. Il comitato in data 4 novembre 2009 ha fatto assumere al protocollo di questo ente una nota con la quale chiedeva appunto alla precedente amministrazione cosa avesse fatto o cosa avesse fatto alla realizzazione della rete fognaria in quelle contratte. La precedente amministrazione, con una nota di riscontro del
25 novembre del 2009, quindi tutto sommato abbastanza velocemente, risponde annunciando una serie di punti, ragione dei quali insomma sostanzialmente spiegava il motivo per cui questa telefonia era ancora non stata realizzata. Intanto diceva che il Consiglio Comunale, con un proprio atto del 31 ottobre 2006, approvava un progetto esecutivo, quindi sostanzialmente dal punto di vista di quella che era la burocrazia dell'amministrazione del Consiglio Comunale, diciamo, aveva posto in essere adempimenti anche a livello di esecutività del progetto perché la rete venisse realizzata. Poi risponde perché è in corso un contenzioso su un arbitrato che riguarda l'ingegnere Giardino, che è il progettista dell'impianto del progetto di rete fognaria. Rispondeva altresì che, poiché la rete fognaria era stata la rete idrica e quindi anche la rete fognaria era stata ceduta all'APS, che è precisamente il gestore unico Ato 1 Palermo Acque Potabili Siciliane, era Acque Potabili che si sarebbe dovuto occupare poi della realizzazione materiale della rete fognaria, in forza del fatto che era pendente questo arbitrato con il progettista ingegnere Giardina. Diciamo, almeno questo spiegava nella nota l'amministrazione, l'esecutività e la realizzazione del progetto aveva subito dei rallentamenti. A questo punto il Consiglio Comunale, con la sua deliberazione 59 del 25 agosto del 2009, aveva stracciato dal piano triennale delle opere pubbliche il progetto di realizzazione, ma che tuttavia questo progetto rimaneva all'interno del quinquennio progettuale 2007-2013 dell'APS. Così sostanzialmente l'amministrazione ha liquidato e praticamente non ha dato una risposta al comitato sul punto, sostanzialmente ha semplicemente ripercorso la cronostoria degli eventi di questo progetto rete fognaria, ma non ha dato una risposta concreta. Non v'è dubbio che il problema della rete fognaria incontrata a Capo Playa e incontrata a Torre Tonda è un problema certamente di salute dei cittadini, di salubrità del territorio, lo diventa a maggior ragione nel periodo estivo, quando tutte le villette di residenza estiva di Capo Playa si popolano, quando gli alberghi che sono presenti in contrada a Capo Playa, uno fra tutti il Caltor, si popola e quindi evidentemente affollano la fatiscente, se ci sia o meno, rete fognaria esistente. Quindi non v'è dubbio che questo è un argomento che spero questa amministrazione voglia affrontare il prima possibile, e quindi con questa interrogazione chiedo appunto quali siano le determinazioni in futuro che vorrà prendere questa amministrazione sul problema della rete fognaria di Capo Playa e di Torre Tonda. Presidente, la deposito, perché certamente richiede risposta scritta, certamente. Ci sono altre raccomandazioni? Nessuno? Passiamo avanti allora. Signor Sindaco, per prassi, essendo stato consigliere comunale insieme a lei, so che è solito il sindaco rispondere, ma le do 5 minuti. Io, se volete, nemmeno 5, ma il problema è soltanto perché a questo cosiddetto question time delle raccomandazioni si deve per forza dare una risposta. Perché non poteva essere previsto, ma se c'è un'interrogazione verbale bisogna dare una risposta in considerazione del fatto che cosa faccio? Scrivo al consigliere, poteva anche scrivermi lui. Punto nascite. E il CGA ha ribaltato la sospensiva del TAR, nel merito ci dovrà essere sicuramente, si dovrà discutere nel merito, analizzeremo con tutti gli altri sindaci il da farsi. La visita dell'ISMET ieri è stata una delegazione molto corposa. L'assessore ha mandato una dottoressa, la dottoressa Di Gesù, hanno chiesto degli altri, è stata la seconda visita dell'ISMET, alla prima ha partecipato anche il sindaco, il sottoscritto, è stata la seconda visita dell'ISMET, sono venuti anche delle personalità che vengono da oltreoceano, per cui penso che ci sia più di un interessamento. Ho parlato col capo del gabinetto dell'assessore oggi pomeriggio, mi incontrerò con l'assessore tra lunedì e mercoledì, non martedì perché penso che non sono qui a Cefalù.
Commissione toponomastica, azzereremo la commissione toponomastica, le dico i nomi in esclusiva. Professore Giuseppe Saia, professore Termini Salvatore, ingegnere Saro Di Paola, professoressa Maria Cesare, professoressa Angela Di Francesca, questi sono i nomi nuovi, i componenti della commissione toponomastica che prendono il posto di coloro i quali c'erano prima. E le posso soltanto dire che il segretario rimarrà sempre l'impiegato comunale Roberto Maranto. Per andare velocissimamente, via Vazzana, c'è un'idea del sindaco, non vedo il consigliere Liberto, che devo comunicare e devo, spero di trovare l'assenso da parte dei commercianti. Il doppio senso di via Vazzana si applicherà solo d'estate per favorire l'ingresso a mare. 1 giugno 30 settembre di ogni anno, fino a quando sarò sindaco io, il 1 ottobre si riprende soltanto il senso unico. Questa sarà la mia decisione, mi auguro di trovare favorevoli soltanto, e non pochi, cioè tutti quelli che sono, che verranno invitati, quei consiglieri che vorranno partecipare. Bivio Ospedale, il progetto era già in giunta, c'è stata una piccola modifica, lo abbiamo restituito all'ingegnere Capuana, l'ho sentito oggi. Ho chiesto di essere messo in condizione di deliberare in settimana, mi è stato promesso dal Presidente Cirillo che qualora il progetto venga approvato dal Comune di Cefalù, loro lo realizzano immediatamente, le opere sono opere interessanti, evidentemente non quelle faraoniche che avevamo previsto, ma per quelle per mettere in sicurezza con le quali entrano ed escono da quel bivio pericolosissimo di cui lei faceva cenno. In settimana c'è la promessa del Sindaco che verrà approvato in giunta e poi io farò una pressione continua nei confronti del Presidente della Fondazione per questo bivio. Le do anche l'informazione che fra 10 giorni verrà completato il collegamento che dello Spinito va all'ospedale pedonale, autorizzato dal Sindaco, curato dall'ospedale. Tutti coloro i quali, cittadini, si vorranno recare da Cefalù andando a piedi in ospedale avranno un'agevole scala messa in sicurezza e che sta per essere realizzata. Recupero crediti, non anticipo nulla perché non voglio levare il piacere del punto, ho tutto pronto per dare la risposta e per parlarne ampiamente, le dico soltanto che ho già diffidato coloro i quali per piccole somme, ma sto già facendo il lavoro per tutto, ho trovato suoli pubblici non pagato da 4 anni, ho detto che coloro i quali non li avevano pagati, molti esercenti, moltissimi esercenti, che se non pagavano revocavo il suolo pubblico perché guadagnavo di più, perché una multa al giorno senza concessione di suolo pubblico è 160 euro. Per 30 giorni incassiamo molto di più di quanto si paga per il suolo pubblico. Lo sto facendo per coloro i quali non hanno aderito alla rateizzazione a pagamento, sto revocando il suolo pubblico. I crediti di cui lei parla, dei grossi utenti, sono sotto osservazione dell'assessore al bilancio, che è la persona che si occupa e che dedica a questo circa 2 ore al giorno del mio tempo, che non fa parte della mattinata ma dell'intera giornata. Tassa di soggiorno. Non voglio portare una delusione al consigliere Marco Larrosa, è stata istituita dal Consiglio Comunale, deve essere sospesa dal Consiglio Comunale. Il punto è già ai revisori dei conti. Perché? Perché ho chiesto una modifica, perché in base a una sentenza del TAR Venezia gli albergatori non possono essere sicuramente considerati sostituti di imposta. Obbligati in solido, responsabili di imposta, grazie all'assessore, per cui ho chiesto la modifica del regolamento, la proposta viene in Consiglio Comunale, quando si porta un regolamento in modifica in Consiglio, il Consiglio è sovrano, può decidere di bocciare la tassa di soggiorno, non istituirla, assumendosene, questa non è, è evidente che lo dico per voi, ma lo dicevo per me quando ero consigliere, ogni responsabilità in considerazione del fatto che c'è un'entrata che è un'entrata che se viene meno evidentemente può essere indicata come una minore entrata. Ci possono essere altre soluzioni, altre modifiche, gli albergatori hanno proposto, concludo Presidente, la tassa d'ingresso, purtroppo Cefalù la tassa d'ingresso non si può applicare come si applica a Lipari perché evidentemente non abbiamo dove cercare le persone all'ingresso, perché è la tassa d'ingresso, ma se ci sono altre soluzioni io sono disposto e disponibile ad accettarle. Segnaletica a lungomare, mi è stata segnalata dalla ditta Farinella 10 giorni dopo il mio mandato, ho chiesto all'ufficio di
realizzarla segnaletica orizzontale e verticale. Questa segnaletica, per quanto riguarda quella verticale, purtroppo ha bisogno di risorse che al momento non abbiamo. Stiamo provvedendo a vedere se in magazzino è rimasto qualche cosa. Ho chiesto ai cantonieri di fare immediatamente questa segnaletica come le altre, ma anche lì c'è da comprare il Ducotone. Ci stiamo attrezzando per questo. A questo proposito voglio ricordare ai consiglieri che stiamo utilizzando 9 persone in mobilità e 5 persone assegnati su convenzioni da cooperative sociali, e siamo pronti a utilizzare altre 10 persone in mobilità o in cassa integrazione. Non appena avremo tutta questa gente, ma già in parte lavora, 5 di questi sono ex Telecom che lavorano qui al Comune e si stanno occupando di cose importantissime, altre sono al verde, altre il numero verde, altre sono pulizia spiaggia, un'altra persona è al comando di polizia municipale, eccetera. Se avessimo il Ducotone, caro consigliere, e ci mancano anche i soldi per questo, evidentemente vedremo come organizzarci, faremmo non quelle segnaletiche soltanto, ma anche tutta, ho concluso, ma anche tutte le altre strade. Vi comunico che non esistono i 5 minuti per il sindaco, perché il sindaco non è che può parlare una vita, ma se deve dare risposta al question time, o il question time lo leviamo, oppure se lo dovete mettere, come è giusto che si metta, perché è previsto il regolamento all'articolo 18, è giusto che ci sia la risposta. Volevo completare perché la vicenda delle strisce pedonali, oltre a essere cara a lei e anche alla ditta Farinella, è cara al sindaco, perché se una persona si fa male e non ci sono le strisce pedonali, la responsabilità è dell'ente locale. Grazie. Bene, signor sindaco, la ringraziamo. Procediamo con gli altri punti all'ordine del giorno. Punto numero 3. Presa d'atto del patto dei sindaci in ordine al ruolo della Commissione europea sull'utilizzo delle fonti di energia alternativa. Signor sindaco, vuole dare lettura a lei di questo, visto che